Bob Dylan, il quale cambiò assolutamente il modo di pensarla la musica, quindi di pensare una canzone che avesse un significato poetico e parlasse delle cose della vita, e prima non c'era. E quindi Dylan ha insegnato a tutti, ma soprattutto anche a noi italiani, che in quel momento vivevano De André, vivevano Lauzi, vivevano Bindi, Tenco, che è stato il mio grande maestro, ad avere un altro rapporto anche con la musica, perché prima c'era solo la Francia per gli italiani, e Paoli, l'ho detto Paoli, ecco. Invece dopo con Dylan è diventata America, è diventato un mondo anglosassone che ancora ci appartiene. Cioè oggi se pensiamo che noi siamo i figli di quel mondo lo dobbiamo a Dylan. Quindi da lì nacque tutto. Quindi folk studio, quindi io frequentavo il Piper e il Titan, che era diverso. Per esempio il Piper ha visto la nascita di Patti Bravo, i Rox, i Nomadi, i Rox, l'Equipe 84, Patti Bravo. Al Titan ci andava già Jimi Hendrix. Con il mio amico Marozzi suonava Jimmy Hendrix, ha avuto l'occasione anche di vedere, cioè, e poi andavo al concerto, io ho visto i Beatles all'Adriano, sono andato all'Isola di Wight, capito? Insomma, cioè, era un sacco di bello. La musica che mi vuole guardare lontano. Le musiche erano parenti, cioè io vivevo il rock, i Beatles, tutto, insieme al folk, diciamo. E quindi io, la prima canzone che ho scritto, però non aveva, diciamo, antesignani. Mi è nata così, Sora Rosa, qualcuno se la ricorda, sono romani. E io a Roma ero famoso solo per questa canzone. Per Sora Rosa. Ma non avevo fatto mica dischi, cantavo al folk studio con De Gregori e lì ero famoso perché si riusciva a esprimere qualcosa al di là dei dischi. Quindi oggi si arriva in televisione pensando... Oggi il punto non è un punto di arrivo la televisione, è un punto di partenza verso la realtà. Mentre noi arrivavamo dopo alla televisione con un sacco di vissuto prima. E raccontando, e la, raccontando la realtà. La realtà è cambiata in questi anni. Ma è abbastanza, abbastanza. Sono cambiati anche i telegiornali. Tu ne hai parlato in un tuo disco, datato 1978, se non ricordo male. Il telegiornale. In quel periodo c'era solo TG1 e TG2. Ma già lui parlava del TG speciale, e guarda un po' a Odeon, mitica trasmissione di Brando Giordani di Emilio Ravel, come presenti questo brano con un'irruzione nel TG2 di Mario Pastore. Vediamo. Buonasera. Anche questa sera il nostro telegiornale si occupa ovviamente di fatti italiani e di notizie internazionali. La ribalta ancora per quanto riguarda il nostro paese la situazione economica, il tentativo di un riequilibrio di questa situazione che, sapete, è in crisi, tentativo di recuperare condizioni per una maggiore occupazione, maggiori investimenti, la difesa della moneta, situazione internazionale per molti aspetti critica. Ecco, avrete capito che si tratta soltanto di uno scherzo. TG1, TG2, TG speciale, questa sera tutti a casa, c'è il telegiornale. E tra un buccone... Cioè, ma questo era vero, Cioè, l'ho fatto in diretta. Ma immaginavo già che ci sarebbero state delle cose, cioè addirittura immaginavo il telegiornale organizzasse rivolte bracciantili, così alzava l'audience, cioè ho immaginato già che si potesse campare di audience, ed era incredibile. Nel 1978 tutto questo. Però cioè, volevo già, volevo già la pluralità. Ecco. Sì, perché infatti nel brano di speciali, sì, tutti. Forse ora ce ne sono anche troppi, no? Va sempre bene. Non è mai troppo, ma io vorrei, guarda, io nel mio sogno di cretino, immagino sempre un telegiornale equilibrato, cioè di non dover fare destra e sinistra, destra e sinistra. Vorrei una sintesi immediata, così non mi rompo le scatole. Senti Antonello, facciamo una pausa brevissima. Nel frattempo montiamo tutto l'impianto e cantiamo anche un po' di canzoni. Dai. Pausa brevissima e poi torniamo insieme con il mitico Antonello Venditti.